Eccoci nuovamente qui, davanti a questo castello. Una volta sistemato anche questo luogo, questa storia avrà fine. E nessuno dovrà più temere questi vampiri. Hector! Sono tornata! Forse non hai ricevuto il mio messaggio, ma molti dei tuoi vampiri sono morti per mano mia. Hector, sono qui per porre fine a questa storia. Ho già rifiutato il tuo dono, Hector. Non sono qui per fare accordi con voi. So di essere in inferiorità numerica. Non sono certo stupida. Ma sai che cosa non mi manca, Hector? Non mi manca il coraggio, Hector! Non mi fermerete. Non sono qui per avere a che fare con voi in modo pacifico. Sono qui per distruggervi tutti. Dove siete? Tu cosa fai? Non mi attacchi? E neanche tu vedo. Però sei una vampira. Beh, mi dispiace. In circostanze migliori non ti farei del male. Però non sono queste le circostanze. E mi dispiace, cameriera, ma tu sei colpevole tanto quanto loro. Anche il capo dei vampiri è stato distrutto. Eppure sembra che manchi ancora qualcosa, che ci sia ancora qualcosa da uccidere. Forse ancora qualcosa è nascosto qui dentro. Stupidi lupi. Fuggite di fronte alla mia forza. Maledetti. Pur di ripulire il Commonwealth dalla vostra malvagità, ho deciso di intraprendere questa strada da sola. E forse tutto ciò mi ha reso più forte, in qualche modo. Non potevo permettere che la vostra malvagità corrompesse altri innocenti qui nel Commonwealth. Che è tutta sta vita che mi hanno tolto? Incredibile. Stupidi vampiri. Ci avete provato? Non sono così debole come credete. E stanno pure combattendo tra di loro. Che stolti. Potrei anche aver ucciso un vampiro, ma non credere che io ti risparmierò. Non ho intenzione di avere pietà per voi. Non l'ho avuta finora e non l'avrò mai. Maledetti. Potete attaccarmi in quanti volete. Sono troppo potente per voi. Guarda quanti cadaveri. E per cosa? Per creare altri abomini simili? No, ti ringrazio, ma non desidero un potere così. Non l'ho mai desiderato e mai lo desidererò. Sono qui solo per porre fine a questo schifo. E in un modo o nell'altro lo farò. Sangue puro di vergine. Sembra qualcosa di importante. Meglio portarlo via da questo luogo. Ma guarda, un Deathclaw. Un Deathclaw delle caverne. Questo sì che potrebbe essere pericoloso. Attendiamo che si fermi e uccidiamolo. Hai resistito a un colpo del genere, vedo. Mi dispiace, ma non resisterai a un secondo colpo del genere. Non sei stato abbastanza veloce. E neanche tanto benevolente, in realtà. Odious Chalice Full. Perfetto. Fantastico. Quello sembrerebbe essere un faro. Chissà se c'è modo di arrivarci là sopra. Credo che il mio obiettivo si trovi proprio là. Quella sarà la mia prossima destinazione. Dopo che avrò ucciso tutti gli altri vampiri. Non mi fermerete, schifosi. Non mi potete fermare. Non ora che sono arrivato a questo punto. La morte non è una condizione accettabile. Non posso morire. Non dopo tutto quello che è stato fatto. Ed eccoci qui, or dunque. Sei tu l'ultima mia vittima?
L'alchimista Yahar Ghul. Mi dispiace. Ma non sei stato abbastanza veloce. Uno shard di Yahar Ghul. Era questo il suo asso nella manica, allora. Sapeva che sarebbe morto, quindi. Sapeva che sarebbe morto e ha deciso di dividersi. Forse fra tutti sei stato l'avversario più degno di nota. Ma chissà, magari anche Hector avrebbe avuto qualche asso nella manica se non l'avessi ucciso subito. Un alchimista, eh? Forse ora che l'ho ucciso non potranno più creare altri vampiri. Va bene dunque, dobbiamo solo riuscire a scalare queste mura per poter risalire. Eccoci arrivati alla fine, dopo una lunga e difficile scalata. Eccoci qua, qui si nasconde il nostro ultimo nemico. Sarà un altro vampiro? Non lo so, non sembra. Un Dwemer, ma certo, come no. Certo, sarai anche di un livello superiore a me. Ma a livello di combattimento... sì. Sei molto indietro. Mi dispiace, Dwemer. Ma non sei stato all'altezza. Scompari nell'abisso. Infine, anche l'ultimo nemico è stato sconfitto. Torniamo a fare il rapporto al castello. Ecco fatto. Scendiamo esattamente come siamo saliti. Con molta difficoltà. A quanto pare nel castello non è rimasto più nessuno, tranne questo altare, l'altare di Molag Bal, un dio antico. Forse veneravano lui e forse era lui a donare questa forma vampirica. Se mai accettassi questa maledizione, allora sarebbe qui che dovrei venire. Ma questo non succederà, questo posto verrà dimenticato nella storia. E, chissà, magari un giorno anche distrutto. La mia parte nel ripulire il Commonwealth l'ho fatta. Devo dire che nonostante tutto i vampiri avevano gusto nel vestire. Sì, devo proprio ammetterlo. Sapevano che cosa era lo stile. Credo che questi vestiti meritino un posto appropriato. Mi dispiace ammetterlo, ma avevano proprio gusto. Tranne per i manichini. I manichini non hanno gusto, purtroppo. Anche questo qua da mago non era male. Eccomi di ritorno dalla mia missione. Ho ucciso tutti quanti i vampiri e ho anche portato le loro ceneri, come da te richiesto, Grandmaster. Eccoti la polvere da te richiesta. Beh, che finale ingrato. Ho 70 polveri e lui non le prende. Alla fine siete corrotti anche voi, tanto quanto i vampiri. Ma vaffanculo anche tu.